Questa decentralizzazione è un po' il sogno dell'hip hop. Abbiamo sempre pensato che la nostra musica dovesse essere libera di viaggiare senza per forza dover rientrare in determinati canali per essere venduta. Stiamo vivendo un'epoca straordinaria di grandi cambiamenti e molto spesso non ce ne rendiamo conto perché ne siamo immersi e tendiamo solamente a vedere i problemi. Mentre invece stanno succedendo delle cose incredibili, si stanno aprendo nuovi scenari e grandissime opportunità. Il mondo del lavoro sicuramente cambierà influenzato da queste nuove tecnologie e non dobbiamo assolutamente farci trovare impreparati. Come vi dicevo, i social hanno un po' annoiato, tutti quei contenuti sempre uguali che corrispondono sempre ai soliti cliché. Ho visto i numeri dei social comunque calare molto negli ultimi mesi e questa è la stessa sensazione che ho io. I contenuti che vedo sono un po' troppo noiosi. La più grande rivoluzione arriva sicuramente dalla blockchain. È così rivoluzionaria questa idea che addirittura oggi viene chiamato Web3, questa nuova versione del web. Quando ho parlato nelle mie stories di blockchain, in molti hanno pensato che stessi parlando di finanza, mentre invece la vera forza della blockchain è che, essendo una nuova tecnologia, andrà a influenzare tutti i campi. L'editoria, la discografia sono solo alcuni dei campi che si stanno interessando a quella che è la blockchain. Per ora gli artisti sono quelli che ne hanno tratto il maggior beneficio, perché abbiamo visto tramite NFT dei quadri digitali raggiungere delle cifre da capogiro e mi sembra una bellissima cosa, visto che l'arte in generale non ha mai ricevuto il riscontro, soprattutto economico, che merita. Quando si parla di blockchain, la gente pensa direttamente a Bitcoin, ma perché non sto parlando di finanza? Perché invece la vera e grande novità è rappresentata più da Ethereum. Mentre Bitcoin ti permette solo di registrare nella blockchain quelle che sono delle transazioni, quindi dei passaggi di Bitcoin da una persona all'altra. La grande novità invece è rappresentata da Ethereum, che ti permette di scrivere nella blockchain non solo delle transazioni, quindi dei passaggi di proprietà della criptovaluta Ethereum, ma ti permette di scrivere nella blockchain anche degli smart contract. E questi smart contract possono essere un quadro digitale, come quelli di cui vi parlavo, ma possono essere anche un magazine, possono essere un album, come ha fatto Tory Lanez, che ha venduto 1 milione di NFT in 1 minuto a $1 l'uno, portando a casa 1 milione di dollari in 57 secondi. Questi non vogliono assolutamente essere dei consigli finanziari, non sto parlando di finanza, sto parlando di nuove tecnologie che sicuramente cambieranno in qualche modo il nostro modo di intendere anche il lavoro in un prossimo futuro. La vera forza dello smart contract è proprio questa. Dice: se tu mi dai quella cosa, io ti do questo. Se tu mi dai il tuo quadro, io ti do questi soldi. E la cosa avviene automaticamente nel momento in cui c'è il passaggio di proprietà, quindi non ci sono più enti che gestiscono questo passaggio di soldi fra una parte e l'altra. Per questo le banche sono così incazzate a riguardo. Questa decentralizzazione è un po' il sogno dell'hip hop, è un po' il sogno di tutti noi che abbiamo sempre creduto nella musica indipendente, abbiamo sempre pensato che non ci fosse bisogno di poteri forti che gestissero la nostra musica o la pubblicità legata alla nostra musica. Abbiamo sempre pensato che la nostra musica dovesse essere libera di viaggiare senza per forza dover rientrare in determinati canali per essere venduta. Come vedete, tante sono le novità. Spero che vi siano stati utili gli spunti che vi ho dato oggi. Questo è solo l'inizio. Ask yourself why, chiedetevi il perché delle cose. Cerchiamo di andare più a fondo nelle cose, di andare più a fondo in noi stessi per conoscerci meglio, ma anche di non perdere di vista quelle che sono le nuove evoluzioni del mondo digitale verso cui stiamo andando incontro. Se vi è piaciuta questa puntata di Ask yourself why, lasciate un mi piace. Per qualsiasi suggerimento o consiglio, lasciate un commento. Un abbraccio gigante, raga. Ci si becca presto.